L'Istituto Comprensivo di Chignolo Po consta di 10 plessi scolastici collocati in un ampio territorio. Di questi 10 plessi scolastici sono presenti 3 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie e 3 scuole secondarie di primo grado. Con una popolazione scolastica di oltre 900 alunni, con circa il 35% di presenza straniera. Questo contesto di forte eterogeneità culturale arricchisce indubbiamente le nostre proposte formative verso quelle azioni legate all'intercultura e alla multiculturalità, ma contestualmente ha imposto ed impone alcune scelte specifiche di supporto degli alunni e dei docenti proprio per promuovere azioni legate all'integrazione e all'inclusione per una scuola per tutti, ma anche una scuola per ciascuno. Da circa 10 anni l'Istituto Comprensivo di Chignolo Po ha partecipato a una serie di progetti nazionali e internazionali atti a sviluppare il benessere psicofisico dei nostri studenti e del nostro personale scolastico. Nello specifico abbiamo aderito ad alcuni progetti promossi dall'Università Milano Bicocca, come ad esempio il PROMES e il Learning to Be, in cui il personale docente ha acquisito delle competenze relative al benessere socio-emotivo dei nostri studenti. Il nostro istituto appartiene ad una rete di scuole denominata Scuole che promuovono salute, all'interno della quale vengono attuate diverse iniziative, tra cui l'implementazione del programma Life Skill Training e altre iniziative volte a migliorare il benessere fisico dei nostri alunni, come ad esempio la merenda intelligente, la pausa attiva, il pedibus e l'orto scolastico. Sono progetti realizzati con ricerche quasi sperimentali, quindi orientate alla raccolta di dati che noi chiamiamo cosiddetti evidence-based, cioè dati robusti, che supportano la realizzazione di veri e propri programmi che possono essere utilizzati dagli insegnanti nella loro vita scolastica con i ragazzi. Tra l'altro questi programmi non si rivolgono soltanto agli insegnanti e ai loro ragazzi, ma anche ai genitori che possono con i loro figli, diciamo nella vita extrascolastica, continuare attraverso appunto linee guida e materiali pratici a lavorare su quegli aspetti così importanti, in particolare per incrementare le loro abilità socio-emotive. Il progetto PROMES alla scuola dell'infanzia ha permesso ai bambini di rafforzare il senso di partecipazione alla collettività e ha rafforzato il vivere serenamente con se stessi e con gli altri. Il progetto è stato proposto ai bambini di 4 e 5 anni su 2 sezioni. Questo progetto sicuramente ha stimolato e di conseguenza anche agevolato l'esternazione emozionale dei bambini, perché tutte le attività erano principalmente incentrate sulle emozioni e ha permesso di dare loro delle possibilità, dei modi per poter incanalare e successivamente sfogare queste emozioni nel modo corretto. In questi 3 anni le nostre maestre ci hanno proposto molte attività che avevano come tema le emozioni. Nella nostra classe abbiamo fatto tanti giochi per indovinare, interagire tra noi. Queste cose mi hanno aiutato a conoscere meglio i miei compagni e mi hanno aiutata a conoscere le mie emozioni. Le attività che avevo scelto per i miei alunni erano finalizzati ad acquisire un senso di consapevolezza delle proprie emozioni per imparare a gestirle, cioè star bene con se stessi per poter migliorare anche le relazioni con gli altri all'interno della classe. L'alunno che deve imparare a gestire le sue emozioni deve cominciare a farlo fin dalla scuola dell'infanzia e progressivamente i risultati si raggiungono non soltanto all'interno della classe, ma anche in generale nelle relazioni con i pari e con gli adulti al di fuori del contesto scolastico.